Ciao ragazzi, bentornati sul mio Castomiato Slot TV. Allora, la Weird Edizioni mi ha mandato un paio di cose bellissime che vi farò vedere in questi paio di giorni. La prima di queste è Blue Rose, che è un nuovo gioco di ruolo, edito ovviamente da Weird qui in Italia, quindi localizzato in italiano, ed è un gioco fantasy romantico. Per romantico intendiamo il romanticismo quello vero, quindi quello che avete sicuramente studiato a scuola, la maggior parte di voi, parla praticamente della teorizzazione dell'assoluto. Quindi immaginate, e questo è il mio modo di interpretarlo, di essere soli, completamente isolati sulla Luna a guardarvi intorno e a parte il pianeta Terra non vedete altro. Questo senso di infinito e di assoluto che è immanente alla realtà, che voi vedete intorno a voi e vi lascia quel senso di mancanza di fiato, di vuoto, è quell'emotività che vi crea, è il romanticismo così come viene raccontato ovviamente dai libri. Quindi non ha a che fare, diciamo, con quanto ci amiamo, che bella che è, ci piace la pizza tutte e due. Quindi questo tipo di fantasy, ora vi spiego poi nella prefazione che fanno su Blue Rose, dove spiegano benissimo che cosa intendono per fantasy romantico, e quindi lo vediamo subito dopo la sigla. Questo è il manuale unico di Blue Rose, unico perché qui dentro avete tutte le regole per giocare, quindi preso un manuale avete preso tutto. È stupenda questa copertina e purtroppo riesco a descrivervi poco se non appunto la parte romantica, cioè le sensazioni che vi dà, perché praticamente al tatto sembra velluto perché è satinato. È ovviamente la limited edition questa, quindi la Weird, che ringrazio tantissimo come sempre, mi ha mandato la parte, diciamo, il manuale con la copertina migliore. Vedete che comunque anche in limited edition viene 60 euro, quindi più che abbordabile. Tra le altre è un gioco unico, quindi una volta preso il manuale avete tutto all'interno, nonché anche un'avventura, quindi potete già iniziare a giocare con i vostri amici. Il meccanismo di gioco lo vediamo in un'altra puntata dove vi spiegherò come funziona. Quello che dobbiamo fare anche con l'Ex Occultum, che tra le altre vedremo domani in un'altra puntata perché ho un paio di novità. Vi leggo questa cosa, tra l'altro guardate che bello che è, ve lo faccio vedere da vicino, vediamo un po' se riesco a mettere a fuoco, ecco qua. Allora, come vedete, nella limited edition anche il segnalibri, che a me piacciono tantissimo e sto sempre attento a come sono fatti, questo addirittura ha la cucitura ai due lati, è veramente fatto bene, cioè va proprio al tatto la copertina, vedete che è lucida, satinata, e il lucido sembra quasi in rilievo al tatto, quindi questa è la prima cosa che secondo me vi fa un po' pensare all'emotività, no? A quello che può essere volendo anche romantissimo. Guardate che bella che è la prima pagina, che ha proprio un disegno quasi pre-raffaelliano, e anche qui dovreste andare a vedere un attimino su Wikipedia cosa significa, ma prima di Raffaello appunto c'erano dei pittori che più o meno dipingevano in questo modo. E poi, se guardate qui, allora vi leggo un attimo che cos'è il fantasy romantico, vedete? Allora, vediamo un po' se riesco a mettergli a fuoco la scritta. Allora, Blue Rose è un gioco di ruolo fantasy romantico. In poche parole, nelle grandi cerchie del fantasy epico di autori come J.R.R. Tolkien, nelle avventure Sword and Sorcery di Robert Howard, Fritz Leiber e altri, eroi solitari e improbabili gruppi di valorosi compiono imprese memorabili in cerca di potere personale o per proteggere il mondo da qualche minaccia. E questo è sostanzialmente quello che abbiamo sempre visto, appunto, grazie a Tolkien e company, anche con D&D, eccetera, eccetera, no? Cioè voi interpretate un supereroe praticamente che diventa supereroe man mano che cresce di livello e compie imprese indefinibili e improponibili che alla fine supera e lo fanno diventare più forte. Nella metà, diciamo, degli anni 80,
una generazione di nuovi scrittori fantasy come Diane o Diane Duane, Mercedes Lackey e Temora Pierce e molti altri scrissero romanzi del tutto diversi. I personaggi principali erano spesso solitari o irrietti, ma erano in grado, attraverso le loro gesta, di trovare un posto nella società, a volte come parte di un'organizzazione ufficiale dedita ad affrontare avventure emozionanti e proteggere la gente comune dai pericoli. La questione di un legame di amicizia o di un sentimento di appartenenza è un tema comune a molti di questi romanzi, e da qui nasce l'idea del fantasy romantico, per cui le vostre sensazioni all'interno del gioco, il vostro rapporto, i vostri rapporti influenzano praticamente la giocata, ok? Per dirla così. Le storie di fantasy romantico sono spesso ambientate in società altamente egalitarie, cioè un'elite proprio, e dove la professione e le aspirazioni delle persone non sono limitate nel genere. In questi libri le culture sessiste e omofobe lo sono per ignoranza e riescono a comprendere i loro errori durante la saga, oppure sono nemici da sconfiggere. Tale altre, guardavo prima il discorso della magia, una cosa molto interessante della magia nei fantasy romantici è che la magia rispetto ad altri fantasy, romanzi fantasy, cambia parecchio, perché nel fantasy romantico, al posto della magia scolastica di molti romanzi in cui un incantesimo è formato da complessi rituali e parole di potere, sono comuni i personaggi dotati invece di poteri magici o psichici innati. Cioè nel romanticismo, nel fantasy romantico, la magia viene fuori da gente che già ha praticamente questo tipo di attitudine. Questi poteri sono visti come positivi e parte della natura delle persone, e solo gli ignoranti e i malvagi li temono. Quindi i maghi in questo caso sono ben visti. La magia tradizionale compare raramente in questi romanzi ed è di solito praticata dagli antagonisti degli eroi per piegare la volontà del prossimo o per evocare creature di incubo o spiriti da altri piani di esistenza. Questi poteri vengono poi utilizzati per brama di potere o desiderio di vendetta. È una magia innaturale, pericolosa e latrice di corruzione. Blue Rose attinge a questi elementi di fantasy romantico per creare un mondo di avventure nel quale creare i vostri eroi e forgiare le vostre storie. Questo è quello che è praticamente l'introduzione e la spiegazione di cosa significa fantasy romantico. Dopodiché avete un manuale di fattura incredibile, come sempre Weird ci ovviamente abitua, e vedete quindi poi nel manuale, che poi è identico nel caso del, appunto, l'interno cambia ovviamente nel set della Limited, cambia la copertina, no? E vedete ovviamente che è estremamente dettagliato, perché nel manuale, in un unico manuale, avete tutto, dalla creazione del personaggio al background al master, e quindi tutte le regole per poter giocare. E poi ovviamente c'è tutta la meccanica di gioco, che è diversa da quella del D20 System, piuttosto che anche diversa da quella a cui ci ha abituato per esempio la Riot Minds. Quindi insomma, pian pianino vi spiegherò anche qui come funziona, e ho tale altre un ospite da chiamare di illustrissima, e lo saluto tantissimo, Jacopo, che è l'attore che ha fatto, se avete visto il trailer di Lex Occultum qui in villa da noi, dove io ho fatto da regia e cameraman, e praticamente in quel caso lì lo inviterò, credo su Zoom, perché non so se riuscirà a venire fino a Venezia, ma farò un'intervista a lui dove chiederò a lui le meccaniche di gioco, perché lui masterizza Blue Rose, e ovviamente è un piacere parlare con lui, perché essendo anche un attore, parlare con un master che sappia recitare ovviamente è una goduria, perché è come sentire un audiolibro e farne parte. Quindi chiaramente non vedrò di parlare con Jacopo. E comunque il libro è veramente fatto bene, i disegni sono tutti quanti in uno stile abbastanza conosciuto, perché diciamo che siamo abituati a questo tipo di disegni per quanto riguarda i giochi di ruolo, ma il mondo è tutto da scoprire. Vedete qua c'è la mappa al capitolo 7 e vi dà praticamente un background delle varie terre, e poi da qui guardavo sul finale, che finito il capitolo 7 vi danno, a parte l'arte del narratore che deve essere stupendo perché appunto ti spiegano come fare a masterizzare, vai avanti con la serie, c'è questa, appunto, questa ultima avventura che potete appunto giocare, e a questo punto
fatto una prova sostanzialmente di gioco ed è molto interessante perché appunto è all'interno del manuale, cosa che normalmente non c'è, bisogna prendere delle espansioni. Quindi con 60 euro avete un gioco fatto perfetto per cominciare a giocare insieme. È sicuramente comodo per i club di gioco, non vi spoilerò troppo dell'avventura, quindi non vi faccio vedere troppo, che voi lo so che fate i fermi immagine. E quindi poi qui avete ovviamente sul finale da fotocopiare, vi ricordo che Wird generalmente mette i PDF e in questo caso potete scaricarli già a colori direttamente dal sito gratuitamente e vi dà la possibilità di non dover spaccare il libro per fare le fotocopie a colori o in bianco e nero per utilizzare la scheda del personaggio. Bene ragazzi, facciamo un recap e ci salutiamo. Allora ragazzi, è stato breve, intenso e emozionante, perché questo è il romanticismo, questa sensazione dell'infinito che vi lascia sempre senza fiato, senza la possibilità di capire che cosa, come possa esistere qualcosa che non finisce mai, eccetera eccetera. Quindi andate poi a vedere su Wikipedia se vi interessa un pochino che cos'è il romanticismo. È molto interessante perché noi abbiamo un concetto, un'idea del essere romantici che ha molto a che fare con regalare le rose alle ragazze, per capirci, ma non è assolutamente questo. Era più un'idea del, appunto, dell'infinito che condizionava come concetto l'esistenza delle persone che poi si comportavano di conseguenza. Vediamo un pochino com'è questo fantasy strada facendo. Chiamerò Jacopo, faremo un'intervista con lui per capirlo e approfondirlo, perché sicuramente è un gioco interessante che non si trova facilmente in giro, nel senso che ovviamente Wird ve lo vende facilmente, ma quello che intendo è che ha una connotazione particolare che lo discosta un pochino da tutti quelli che sono i giochi di ruolo classici, no? Cosa a cui Wird ci ha già ampiamente abituato per certi giochi, penso per esempio a Trudvang, ma comunque Trudvang per esempio è un gioco che nel suo fantasy è un fantasy classico ambientato in un determinato luogo, che in questo caso è il nord celtico. Nel caso invece di Blue Rose siamo proprio a un ambiente mentale, emotivo e anche culturale che è completamente diverso e che dà al fantasy una connotazione diversa da quella classica. Quindi è interessante approfondirlo un pochino, lo faremo nelle prossime puntate e intanto vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi. Ciao.